saluto a tutti, eccoci di nuovo insieme. Di cosa parleremo oggi? Per fortuna la voce mi sta tornando. Pensate, la settimana scorsa sono stato in Puglia come cocer ad incontrare quel Cobar. Ho parlato per 2 ore senza voce. Li ringrazio per essere stati molto molto attenti e spero di aver dato delle informazioni, loro delle informazioni giuste, sia per quanto riguarda corrette, esatte, a differenza di quelle che danno altre persone in giro per l'Italia, ma poi affronteremo meglio l'argomento. Spero di aver dato loro delle informazioni in modo che quando si confrontano con i colleghi in giro per la Puglia possano dare anche loro delle informazioni esatte. Quali sono gli argomenti che oggi voglio trattare? Io oggi voglio trattare 3 argomenti fondamentali. Il primo argomento, l'ausiliaria, quello che sta accadendo. Il secondo argomento, voglio trattare il problema del Covid e del modello C. Vediamo se ci riesco perché è complicatissimo, almeno per me. Per ultimo, tratterò il contratto di lavoro. Quindi vi prego di pazientare, di ascoltare, perché come al solito poi qualcosina in più riuscirete a conoscere di tutte le dinamiche che accadono. Però, prima di tutto, permettetemi un po' di proselitismo alla mia associazione sindacale, solo per dire una cosa velocissima. Non so se voi avete avuto modo di leggere questa brochure. Bene, in questa brochure ci sono alcuni dei tanti servizi che l'Unione Sindacale Italiana Carabinieri riconosce ai propri iscritti. Oggi ne voglio parlarne di uno in particolare, perché sono convinto che a tutti capita, specialmente a quelli che hanno una famiglia. Avete mai avuto problemi di assicurazioni, banche, e-commerce, energia, finanziari, prodotti postali, telefono, turismo, di tutto questo genere? Dove voi chiamate il numero verde dedicato e vi risponde uno da chissà quale nazione e il problema non si risolve e nella maggior parte dei casi ci arrabbiamo. Ebbene, noi abbiamo stipulato una convenzione che è gratuita, vi arriva la tessera, vi viene consegnata dai nostri riferimenti regionali, i nostri dirigenti regionali, con l'ADOC. L'ADOC non c'è bisogno più che telefonate voi, lo fa l'ADOC per voi. E vi risolve in 48 ore un problema che voi vi portate avanti per giorni e giorni, per non dire settimane. Provate, se avete dei problemi, a voi che siete iscritti o se vi interessa iscrivetevi, a vedere questo servizio. Ovviamente, prima di farlo, rivolgetevi sempre ai vostri riferimenti locali, in modo che riferimenti dell'USIC locali, in modo che vi potranno consigliare o in alcuni casi potranno intervenire direttamente loro. Chiuso, se volete, questa è in giro. Eccola qua. Primo argomento, abbiamo detto ausiliaria. Bene, negli ultimi giorni sto un po' qualche volta girando per qualche reparto. Mi arrivano anche molte telefonate perché viene negata o stanno negando l'ausiliaria alla maggior parte dei colleghi. Su questo, ovviamente, mi sono preso la direttiva, eccola, eccola qua, e l'ho cominciata ad analizzare. E ho avuto modo anche di confrontarmi con lo Stato Maggiore dell'Arma e anche di inviare un mio messaggio al Comandante Generale. Perché come delegato COCER ho anche questa facoltà. Bene, se noi leggiamo questa circolare, il richiamo in servizio non è obbligatorio ovviamente concederlo, ma è una valutazione che fa il comandante di regione. Bene. E come fai tu, comandante di regione, a dire quest'anno mi sei servito e l'anno prossimo non mi servi più?
Sai cosa significa? Sapete cosa significa questo? Perdere dei soldi. E come ho avuto modo di confrontarmi con il comando generale, mi sta bene che queste direttive nuove si applichino per i nuovi arrivati, cioè per coloro che vanno in ausiliaria dal 1 gennaio del 2022. Ma per coloro che sono già in ausiliaria, per coloro che sono già in ausiliaria, non possiamo fargli perdere dei soldi. Magari in qualche caso è stata la stessa amministrazione a chiedere di restare in servizio e adesso li mandiamo a casa perché è intervenuta un'altra circolare che dice che bisogna essere più rigidi. Pensate che nelle forze armate, mi risulta, magari sbaglio. Sono sbagliate le mie informazioni, mi risulta che stanno applicandola con molta superficialità questa circolare, con molta, diciamo così, premialità verso i colleghi e non con molta rigidità, come sembrerebbe stia accadendo nell'arma dei carabinieri. Ecco, io vigilerò su questo. C'è un'altra cosa che mi ha dato fastidio di questa circolare. È che io devo che chi va in ausiliari deve produrre una dichiarazione che nulla ha a che pretendere dall'amministrazione. E che significa questo? Che se tu me la bocci non posso fare neanche ricorso avverso il provvedimento? E dove sono i miei diritti riconosciuti? E perché tu decidi a quello sì e a quello no? Cioè ci sono dei requisiti. Se io faccio domande e riunisco quei requisiti, tu me la devi concedere. Se non riunisco quei requisiti, ovviamente non puoi concedermela perché non sono previsti, perché sono previsti dei requisiti. Altrimenti a nulla servirebbero i requisiti se tutto sarebbe demandato o dovrebbe essere demandato alla facoltà del comandante di corpo. Per me il comandante di corpo non deve avere facoltà. Può chiedere, la può avere in base ai requisiti. Magari può chiedere che qualcuno resti anche ovviando i requisiti, se mancano, se ne ha assoluta indispensabilità, ma non può decidere a te sì e a te no, perché lo fa per simpatia, cioè è un qualcosa che a me dà molto fastidio, perché non è professionale. E mi sembra che con questa circolare si stia facendo lo stesso errore che si è fatto con la circolare sulle lunghe permanenze e che ovviamente, come avete visto, il COCER e anche con un po' di merito del sottoscritto hanno risolto insieme al comandante generale. Ovviamente il problema l'ha risolto il comando generale, però il COCER ha saputo dimostrare le ragioni di tutti quei comandanti che sono stati buoni fino a ieri e oggi non sono più buoni. È normale che su di loro va applicata la circolare dell'ausiliaria in contemporaneità di un paligrado presente a quel reparto. Ma se io sono comandante di una stazione in ausiliaria e non c'è il vicecomandante perché c'è un brigadiere e non c'è un mio paligrado, o c'è solo un maresciallo ordinario, ma perché io non posso rimanere? Perché io non posso rimanere? Cioè, rischiamo di far saltare sempre il banco per motivi stupidi. Ed è questo quello che io ho motivato allo Stato Maggiore dell'Arma. Spero, ma sono certo perché al Comando Generale ci sono persone in gamba. E quindi sono certo che a partire dal Comandante Generale e a chi deve poi operare sulle sue indicazioni, sono certo che anche su questo si troverà la giusta soluzione e si eviteranno i malcontenti. Quindi questo per quanto riguarda l'ausiliaria, state sereni che il COCER e anche il sottoscritto sta lavorando per voi. Ovviamente non tutto il COCER, qualcuno del COCER. C'è qualche altro che preferisce fare altro e va benissimo. Fai delegato e basta. Quindi Covid, argomento Covid. Per quanto riguarda il Covid, attenzione, il COCER e il Comando Generale hanno lavorato tanto per ottenere sia il riconoscimento causa di servizio, ma principalmente la vittima del dovere.
Però tutto questo in molti casi viene reso vano perché i comandanti dei vari reparti combinano in modo non corretto o non si assumono le responsabilità di confermare se i colleghi che hanno preso il Covid sono stati a contatto o meno con focolai o con persone, con focolai presso l'RSA, gli ospedali, o con persone che potenzialmente potevano avere, diciamo così, il Covid. È vero che non sono medici, però se faccio un esempio, uno del NAS è andato nella RSA a fare dei sopralluoghi e in quei giorni in quell'RSA c'erano dei focolai. Ma perché tu, comandante, che scrivi il rapporto, non lo scrivi questo? È normale che poi viene bocciato il modello C e si rischia poi, anche se non sono connessi, che la vittima del dovere venga bocciata. E questo è un grande peccato, perché noi non sappiamo fra 4-5 anni quali saranno gli effetti del post-Covid per coloro che sono stati contagiati dal Covid. Quindi vi chiedo a voi colleghi che avete, vi consiglio a voi colleghi che avete preso il Covid, che siete stati contagiati dal Covid, di verificarle queste cose. Magari contattateci, specialmente se siete iscritti USIC, perché noi riusciremo anche, come USIC, a verificare con i nostri studi medici, con le nostre collaborazioni mediche, se ciò che è stato fatto come pratica burocratica è stata fatta in maniera esatta o in maniera sbagliata. E nulla toglie, e non escludo che si potrebbe intervenire anche perché in autotutela l'amministrazione rientri nell'argomento. Per ultimo, contratto di lavoro. Allora, c'è una cosa che mi dà fastidio. Allora, sul contratto di lavoro non ci sono molte novità perché siamo fermi all'ultima riunione di cui ho parlato la settimana scorsa. Però c'è una cosa, c'è qualcuno, qualche delegato anche del COCER, e questo mi dispiace perché il delegato COCER conosce la forza del COCER, conosce la potenzialità del COCER, conosce anche la professionalità del COCER. Non dovrebbe andare in giro a dire delle cose magari un pochettino sbagliate. C'è stato qualcuno, io sono stato in Puglia e per 2 ore mi sono confrontato con i delegati del COBAR. Il 18 prossimo sarò come USIC alla Lamezia Terme e mi confronterò con tutti gli iscritti o con chi vorrà partecipare a questo convegno sul tema contratti e pensioni. Okay? Dirò quello che si sta facendo, quello che stiamo facendo. Okay? Però non posso sentire, a meno che non sia parte di ignoranza, quindi di poca conoscenza da parte di quei delegati, non posso sentire che venga detto che il COCER ha la concertazione. E quindi il COCER a livello contrattuale non vale nulla, ma vale lo Stato Maggiore. Ecco, io non sono nessuno per convincervi del contrario, però voglio leggervi un articolo di legge 183 del 2010, articolo 19. Comma 3. Il Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare, COCER, partecipa in rappresentanza del personale militare alle attività negoziali. Alle attività negoziali, quindi non più concertazione, caro delegato ignorante, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 che poi leggerò è concernente il trattamento economico del medesimo personale. Il comma 1, a fine della definizione degli ordinamenti delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego,
della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo cosa dice fondamentalmente? Che prima, fino al 2010, c'era la concertazione, quindi che il COCER dava un parere e lo Stato Maggiore poteva tenerne conto o non tenerne conto. Oggi invece con uno negoziale dal 2010, caro delegato ignorante, io ti auguro di viaggiare un po' di più per l'Italia, magari apprenderai qualcosina in più dai colleghi. Abbiamo il ruolo negoziale. E il ruolo negoziale ci dà il pieno titolo, tant'è vero che noi non andiamo più con l'amministrazione, andiamo al pari dell'amministrazione e andiamo a concertare. Ed è stato proprio il sottoscritto che questo punto lo ha chiarito durante la sede contrattuale. 2 settimane fa, ed è vero però, devo dirtelo, che se il COCE non firma non succede nulla, ma è anche vero che se anche i sindacati non firmano non succede nulla, perché il contratto te lo può imporre il governo. Capito, caro saputello dell'ignoranza? Il contratto. Il sapere dell'ignoranza è una nuova categoria di persone. Quello che pensa di sapere invece non capisce nulla e non sa nulla e poi va dicendo in giro quello che racconto io nei miei video. Ma manco lo dice bene poi. Lo raccontasse meglio o quantomeno si informasse meglio. Addirittura si prendono meriti di altri. C'è stato un collega del COCER, faccio anche il nome, quindi non sono io. Si chiama Alessandro Minuto, ha risolto un problema dei colleghi del 137° corso carabinieri, perché questi purtroppo alcuni di questi non potevano partecipare al concorso da brigadiere. Lui lo ha risolto il problema e io ne sono il testimone. Quindi non l'ho risolto io, non me ne prendo meriti. Ebbene, c'è il saputello ignorante che si è preso, il saputello che si è preso. Un saputello che si è preso i meriti. Va benissimo, prendetevi i meriti degli altri se questo vi fa onore, vi dà onore. Però poi non criticate gli altri, quelli che le cose le fanno. Quindi sul contratto di lavoro volevo chiarire questo passaggio. È fondamentale il COCER, come sono fondamentali i sindacati, perché nessun governo ti imporrà mai un contratto. Perché si creerebbero delle frazioni, delle frizioni, non frazioni, delle frizioni che nessuno vuole, anche perché si sta ragionando per portarlo a termine. Ed il contratto, è vero che le pensioni nulla hanno a che vedere col contratto, così come il riordino nel passato nulla ha avuto a che vedere con il contratto, ma è pur vero che le pensioni, quindi quello che è stato approvato in legge di bilancio, è stata una condizione che il COCER ha posto per poter discutere del contratto. Ora, se l'abbiamo ottenuta, è vero o non è vero? Quello che è importante non è il collegamento tra il contratto e le pensioni. Quello che è importante è l'aver ottenuto qualcosa in più per i colleghi. Ora, se voi non lo sapete spiegare, evitate di andare a spiegarle le cose. Fatelo fare a chi sa fare. Magari parlate di altro. Parlate di, che ne so, di camper, parlate di biciclette, parlate di altro, di quello che sapete parlare, ma non parlate di ciò che non conoscete, oppure che venite a conoscere, ne venite a conoscenza tramite terze persone. La partecipazione al COCER serve per essere informati, prima di tutto, sulle varie attività che vengono fatte, sulle materie che non sono di mia competenza, io non mi esprimo mai, proprio perché non voglio dare ai colleghi delle informazioni sbagliate. Ecco, con questo oggi ho finito. Scusatemi anche un attimino il mio fervore in alcuni momenti, ma non sopporto la stupidità e l'ignoranza. L'ignoranza in materia non la sopporto. Ieri sera mi ha scritto un collega chiedendomi delle indicazioni sulle pensioni e sul contratto.
Ok? Io ho detto, ma chi te ne ha date queste informazioni sulle pensioni? Un sindacalista. Allora sarebbe opportuno che i sindacati, anche non solo la rappresentanza militare, prima di dare ai propri dirigenti delocalizzati che li facesse studiare, gli desse una preparazione. Non tutti i sindacati, molti magari lo hanno già fatto, quelli che restano, ecco, così non offendo nessuno. Una preparazione perché domani saranno loro a dover sedersi a un tavolo. E se non conoscono la materia e se non sanno leggere neanche la legge di bilancio, ma allora che fine faremo? Ecco perché dovete iscrivervi a Lusic, forse per questo motivo, perché noi siamo forse in questo momento tra i pochi, se non gli unici, in grado veramente di soddisfare le vostre esigenze. E lo facciamo con le nostre forze, non con gli avvocati. Non servono, serviranno dopo in un secondo momento. Un caro saluto a tutti.